è stata definita la rampa della discordia perché da sempre ha diviso i pareri dei cittadini, pro e contro, solidali ed esteti. Ed è sempre stato l'impatto estetico a dividere gli animi di chi ha sempre visto questa rampa come fumo negli occhi sul corso di Fano e a ridosso della chiesa, ora restaurata, per la sua mole e per la sua fattura. Ora, per mitigare il suo impatto visivo ed addolcire gli animi dei detrattori, l'associazione AGFH ci ha messo una pezza, o per meglio dire delle pezze, ma che riproducono la parte retrostante del muro dove è appoggiata, regalando un piacevole effetto visivo di inglobazione. Si spera perlomeno di togliere tutti quei problemi che aveva creato, e tra questi era anche il problema che copriva la parte romana di sotto della parete. Per cui si è pensato noi come associazione e con l'aiuto delle altre associazioni di fotografare praticamente la parte bassa della chiesa. Cerchiamo di dare un ulteriore abbellimento per far meno impatto lungo il corso di questa rampa. Se c'è qualcuno del comune, qualche altra associazione che ci vuole dare una mano per mettere una fioriera o qualcosa, in modo che non ci sia questo impatto bestiale, come avevano detto, che lungo il corso, noi faremo questo abbellimento ulteriore, con l'augurio che parecchi giovani vedano questa intervista. Le famiglie che hanno i bambini debbono pensare che questa rampa non è fatta per farli giocare i bambini, perché può succedere che si fanno male. A volte basterebbe poco per comprendere che una città non a misura di tutti non è una bella città, anche se i monumenti più belli e più maestosi. Non esiste bellezza fine a se stessa. Esiste il diritto di tutti a poterne godere. Mi sono state fatte delle domande: perché non fai entrare le persone in difficoltà dalla parte interna, eccetera. Ma io dico, mi domando e dico, ma le persone con difficoltà o le mamme con i passeggini o quello che sia, non possono entrare dove entrano gli altri?